Buongiorno, anzi buonasera. Oggi parliamo del trucchetto. Molti mi dicono, ma no, molti. Qualcuno mi scrive e mi dice, ma che differenza c'è tra andare a comprare casa cercandola come si è sempre fatto, come hanno fatto sempre tutti, o come qualcuno ha già fatto, perché magari la situazione è quella di andare a cercare una nuova casa e in passato potrebbe essere capitata l'acquisto già di una casa, quindi è come una seconda volta e ci si sente un po' più, come dire, un po' più sicuri della situazione, no? E quindi qualcuno mi ha chiesto che differenza c'è allora tra fare una consulenza con te oppure applicare il tuo metodo, il metodo Compro Casa, rispetto a come si è sempre fatto, le case si sono sempre comprate così. Innanzitutto quello che io ho deciso di pubblicare innanzitutto con un libro, poi con le consulenze personali, è frutto di un'esperienza che parte dal 1998. Non è che ieri mi sono svegliato e ho detto ok, secondo me si può migliorare e vediamo come. Dal 98 ho sempre fatto assistenza a chi intendeva acquistare e vendere una casa e non ho mai fatto l'agente immobiliare, sempre stato un geometra libero professionista. Poi nel 2013 ho ampliato il discorso alle agenzie immobiliari facendo consulenza con un mio brevetto, poi un giorno ne parleremo, Real Book di compravendita sicura. Comunque la domanda che mi facevano ultimamente, sotto stamattina, è ma che differenza c'è? La differenza sta nel trucchetto, io definisco il trucchetto, cioè andare a cercare casa, iniziare la ricerca di una casa sapendo già quello che c'è da sapere. Sembra una banalità. Sapere già quello che c'è da sapere ti mette nella condizione di non dover aspettare che qualcuno ti dica le cose. Ti mette nella condizione di non dover accettare per forza quello che ti viene detto. Uno che va lì si presenta, che può essere sia un venditore privato, che un agente immobiliare, che un professionista. Si mette lì, ti propone la casa, te la fa vedere, ti dà delle informazioni. Ecco, la maggior parte delle persone quelle informazioni è costretta ad accettarle così come sono, magari le approfondisce, quando non le capisce chiede maggiori delucidazioni, ma già io conosco qualcuno che alla seconda, terza volta della richiesta di delucidazioni per non fa brutta figura, ok, non facciamo la figura degli scemi, non chiediamo più. Invece quello che io ho messo in atto sia nelle consulenze ma soprattutto con il libro è andare a prepararsi con tutta una serie di informazioni, di nozioni che fa sì che quando uno va a cercare una casa ha già le idee chiare, ha già un cammino che deve percorrere, sa già cosa deve avere in tasca, sa già cosa deve avere nel suo block notice e quindi aspetta che le informazioni gli vengano date e quando si accorge, e lì sta il trucchetto, accorgersi che qualche informazione non è stata data o palesata per una dimenticanza oppure l'agente immobiliare non ce l'ha questa informazione, chi è preparato, chi è pronto, la chiede. La chiede, la valuta, aspetta la risposta, arriva la risposta, valuta la risposta e agisce di conseguenza. Cioè chi applica un metodo e sa quale metodo applicare, a prescindere che sia il metodo Compro Casa, ha la strada spianata in merito a tutto quello che c'è da sapere in anticipo. Cioè saperlo in anticipo mette in condizioni le persone di chiedere quando l'informazione manca. Faccio un esempio, altrimenti poi non ci capiamo e forse con gli esempi andiamo meglio. Se io vado a fare una visita di una casa, chiedo già un tipo di informazione, la casa di quand'è, come è stata costruita, quando, cioè mi rendo conto che all'interno sono stati fatti dei lavori perché lo vedo e dico ma quando è stata ristrutturata? E quindi anche l'agente immobiliare in anticipo potrebbe dire la casa come vedete è stata ristrutturata già l'anno scorso, ah ok, avete le documentazioni prodotte nel periodo della ristrutturazione? Cioè, quali sono le documentazioni per andare a fare un tipo di ristrutturazione? Uno lo deve sapere perché se si accorge che le ristrutturazioni sono state fatte, è facile andare a chiedere quali sono, quindi pretenderle. Cioè, andare in agenzia e chiedere vorrei vedere la documentazione. Chi non sa qual è con precisione qual è la documentazione a verificare, si deve accontentare di quello che gli viene messo davanti. Chi arriva in agenzia e sa già quali sono i documenti da verificare,
titolo di proprietà da leggere, dove leggere, andare a confrontare la visura catastale aggiornata, vedere di che data porta l'agenzia la visura catastale, confrontare intestazioni e dati catastali, foglio particella subalterno, indirizzo, quindi toponomastica, lo confronta con l'atto, titolo di proprietà, lo si legge tutto. Possiamo nascondere con un pennarello nero la parte un po' più delicata, cioè quanti soldi ha speso, investito la parte acquirente per acquistarla. Sono dati che non ci interessano, adesso stiamo comprando noi, che l'abbia comprata a meno di quanto la propone non è un problema, però le informazioni devo andare a leggere. Quindi mi siedo davanti all'agente immobiliare e comincio a fare le mie verifiche. Fatte le mie verifiche, scrivo sul mio block notes quello che è emerso dall'analisi della documentazione, dalle domande che faccio all'agente immobiliare. Non possiamo limitarci a fare le domande, le solite domande: quanti metri quadrati è? Come si vive in zona? E domande sceme, per carità, legittime, poi a un certo punto, quando si tratta di soldi e tanti soldi, le domande sono altre domande da fare. Le domande che poi portano a fare l'affare o a cercare di trovare le killer per poter fare una proposta più bassa rispetto al prezzo di richiesta, sono altre domande per scoprire quali sono queste argomentazioni. Questo lo facciamo in consulenza e molti dicono: ma non me l'aspettavo. Sono quelle stesse persone che mi dicono che differenza c'è. Poi si va in consulenza, andiamo insieme anche online. Allora uno capisce che, caspita, non sapevo che c'erano tutte queste cose da verificare, ma non solo devi sapere quali sono le cose da vedere e da chiedere, devi anche sapere analizzare tutte le risposte che ti vengono date. L'unica cosa che dico io è che non dobbiamo sperare nella preparazione, professionalità e nella onestà dell'agente immobiliare, nell'esperienza dell'agente immobiliare. L'ho scritto anche uno negli ultimi articoli sul blog luigilardi.it. Che è tutt'altro andare a comprare una casa. Andare a comprare una casa non deve significare dover affidarsi alla buona sorte e che Dio ce la mandi buona. Si tratta di soldi. Molti che conosco io, ma li conoscete anche voi, hanno perso soldi, stanno perdendo soldi. Ci sono case vissute da famiglie che pagheranno il mutuo per ancora, penso, 25-30 anni, con la consapevolezza che quella casa non è più vendibile. L'hanno acquistata, gliel'hanno fatta acquistare, non mi chiedete come, il rogito è stato fatto. La classica frase: la parte acquirente dichiara di aver trovato l'immobile nello stato di fatto e diritto in cui si trova di suo gradimento. Alzi la mano chi non ha mai sentito leggere da un notaio questa frase. Quella non ci va nell'atto. La parte acquirente dichiara di aver trovato l'immobile, verificato tutto prima di acquistare. Comunque, questo facciamo in consulenza, impariamo a chiedere, ci prepariamo a chiedere informazioni, a raccogliere tutte quelle che sono le informazioni e soprattutto ci divertiamo ad analizzare le informazioni ricevute. Da una parte si chiede, da una parte si analizza. Quando c'è il problema, in alcuni casi si dice olè, perché? Perché lì c'è un problema buono da poter risolvere, da poterci accollare, che ci permette magari di fare un affare. Questo lo dico anche agli investitori immobiliari o presunti tali, come li definisco io sul blog. Molti sono esperti, li conosco, altri invece pensano che avere quattro soldi da parte e decidere di fare un mestiere che è l'investitore immobiliare, cioè andare su internet a cercare immobili che potrebbero essere affari, scrivere una mail: immobili a 250, posso offrire 180. 100 mail così per ricevere una serie di no. Non è fare agente immobiliare. Molti sono stanchi di andare a fare visite, vorrebbero fare tutto online. Comunque, il discorso è, per il video di oggi, l'argomento che mi premeva chiarire è: la differenza è tanta tra chi compra casa, come si è sempre fatto, per carità, spero e auguro a tutti che vada tutto bene, e chi compra casa preparandosi con il metodo Compro Casa, che sia leggendo il libro, che sia fare una consulenza con me, che sia seguire questi video che sono gratuiti, contenuti completamente gratuiti, approfondire questi argomenti con una consulenza online, la prima è gratuita, la potete scaricare tranquillamente dal sito luigilardi.it, si chiama Vi regalo 99 euro, una consulenza online fatta su WhatsApp ovunque tu sia a 99 euro ti mette in condizione quantomeno di risparmiare qualche migliaio di euro. Provalo, è gratuita, mettila in pratica e se non è così, sputtanami online.
Ti saluto, ci vediamo domani.